Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Universe Mode su WWE 2K20. Siamo nella puntata di SmackDown Post Hell in a Cell. Abbiamo già una certezza per il prossimo pay-per-view, ovvero per Backlash, cioè che Brock Lesnar, dopo aver sconfitto in un 2 out of 3 falls handicap no disqualification match Triple H e Kurt Angle, è diventato lo sfidante numero uno al titolo WWE detenuto da Roman Reigns, quindi i due collideranno a Backlash e oggi avremo nel nostro super main event l'attesissimo faccia a faccia tra il sindaco di Suplex City ed il Mastino. E avviamo subito questa super puntata di SmackDown perché si aprirà subito con una rivincita per il titolo intercontinentale, il nuovo campione in carica, John Cena, nonché leader del nuovo Shield, contro l'ex campione Mark Henry. Super rivincita da SummerSlam. Inoltre, i suoi compagni dello Shield, Triple H e Kurt Angle, dopo la sconfitta contro Brock Lesnar, avranno la possibilità di rifarsi nel corso della puntata perché affronteranno in un Extreme Rules match Otis e Tucker, ovvero gli Heavy Machinery, per i titoli di coppia di SmackDown, dopo che questi ultimi li hanno difesi con successo a SummerSlam dall'assalto di Luke Gallows e Karl Anderson. E dunque si parte, ragazzi, e John Cena parte subito forte con un belly to belly suplex. Mark Henry però reagisce, attenzione. E prova subito il pin. Conto di uno. Ancora Mark Henry, ginocchiata allo stomaco e poi una serie di calci. Cena si sdraia all'angolo e Mark Henry può continuare a infierire. Guardate un po' che ferocia. Intanto reagisce Cena. Ottimo braccio teso contro l'ex campione intercontinentale. Cena sale sulla terza corda. Mark Henry però intercetta tutto. Cena contrattacca. Body slam con schienamento. Uno. Niente. Mark Henry si rialza, attenzione. Cena con una spallata lo mette a terra. Attenzione, Mark Henry adesso blocca un calcio di John Cena ed effettua un belly to belly suplex. L'uomo più forte al mondo vuole riconquistare assolutamente il titolo intercontinentale perso a SummerSlam. E le sta provando tutte, manda Cena all'angolo. E lo colpisce con una serie di pugni allo stomaco. Adesso uno dritto in faccia, mamma mia. E adesso lo scaglia dall'altro lato del ring. Ancora Mark Henry, pugno nello stomaco. Cena casca a terra. Mark Henry adesso cosa fa? Si gasa un po', sale sulla seconda corda. Poi adesso prende Cena. E lo scaglia dalla zona dell'apron ring alla zona centrale del ring, zona interna del ring. Intanto però DDT di John Cena che reagisce. Schienamento interrotto dal rope break. Spallata in rincorsa da parte del campione intercontinentale. Adesso Cena sale sulla terza corda. Vuole volare, attenzione, elbow drop. Adesso è reship da parte di Cena all'angolo. Prende la rincorsa, braccio teso. Mark Henry a terra. L'arbitro è finito KO per via di uno scontro fortuito. Dunque Cena schiena Mark Henry, ma l'arbitro non può contare. Ora si rialza, prova. Uno. E niente. L'arbitro ci ha messo troppo tempo. Mentre Mark Henry si rialza, attenzione, prova a colpire Cena con un calcio. Adesso un pugno in faccia.
Attenzione, Mark Henry carica Cena, body slam e poi una testata a dita sulle costole. Ed è finita, ragazzi, mi sa. No. Colpo di reni di Cena che si rialza al conto di uno. Attenzione, gomitata adesso di Cena, prova una spallata in rincorsa che va vuoto. Mark Henry lo mette a terra, attenzione. Adesso gli prende il braccio, glielo stritola. Cena però riesce. Una serie di pugni a liberarsi di Mark Henry. Attenzione, braccio teso e lo schianta all'angolo. E adesso Cena è pronto per la Five Knuckle Shuffle. E siamo davvero in fase di chiusura, mi sa, E Cena colpisce. E adesso è pronto per la Double A. E va a buon fine. Schienamento. 1, 2 e 3. John Cena riesce a difendere con successo il titolo intercontinentale dall'assalto dell'ex campione Mark Henry. Vediamo a Backlash chi potrà affrontare Cena per il titolo. Sicuramente non Mark Henry. Here is your winner, and still the Intercontinental Champion, the Senator, John! Looking dominant at times in the victory. And that's how you defend a championship, ladies and gentlemen. You must fight like your life depends on it, and that's exactly what we saw here tonight. What a way to kick off tonight. Don't go anywhere, folks. We're just getting started. Match buono secondo il gioco, 2 stelle e mezzo su 5. E adesso passiamo ad un promo interessante sul ring da parte di uno dei nuovi prospetti di SmackDown arrivato da NXT tramite lo Superstar Shake Up, l'abbiamo anche già visto in azione di recente. Parliamo di Velveteen Dream. E l'ex campione nordamericano di NXT è già al centro del quadrato, col microfono in mano. Non esiste niente al mondo di paragonabile al miscuglio di emozioni che si prova stando di fronte al WWE Universe. La prima è l'ovvia scarica di adrenalina data dalla miriade di persone presenti. La seconda è la delusione, quando ti rendi conto che la folla è composta da gente come voi. Sono entrato in WWE con le mie sole forze, senza l'aiuto o la guida di nessuno. Talento e intelligenza innati mi hanno proiettato verso questa società. E ora stanno per proiettarmi verso la gloria assoluta. È bene che metta in chiaro una cosa e sappiate che non ho intenzione di ripetermi. Sono come mi vedete, non me ne frega niente se non mi capite. Farò tutto ciò che è il mio potere per arrivare in vetta alla WWE, a prescindere da chi vorrà pararmisi davanti. Posso ballare tutta la notte, cantare tutto il giorno e fare le cose a modo mio fino alla morte, ma non è il mio stile. Io sono un uomo d'azione, quindi spalancate quei piccoli orrendi occhi e preparatevi ad ammirare la mia grandezza. Non mi sorprende che non andiamo d'accordo, l'ho imparato tempo fa, non sarete mai soddisfatti di quello che faccio. È per questo che ormai penso esclusivamente al mio interesse. Per esempio, ora mi interessa andarmene da qui.
Beh, che dire, un Velvet in Dream abbastanza scontroso col pubblico. Vediamo un pochino quali saranno i suoi traguardi dopo l'arrivo recente a SmackDown da NXT. Intanto siamo pronti per ritornare all'azione. Un'altra grande superstar arrivata da Raw tramite lo Shake Up, Ronda, che affronta Tamina nel suo match di debutto a SmackDown. E si parte subito, attenzione, con una Samoan Drop da parte di Tamina che acchiappa Ronda in rincorsa. Attenzione, ancora Samoan Drop di Tamina che vuole subito demolire la rivale appena arrivata da Raw al debutto oggi a SmackDown. Attenzione però, Ronda reagisce, però Tamina reagisce anche lei a sua volta, spezza schiena e prova subito il pin. Uno, che brividi. Ronda riesce a rialzarsi. Ancora Tamina va all'arrembaggio. Body slam potentissima. Attenzione, adesso afferra Ronda per il braccio. Attenzione però, Ronda con una gomitata si libera di Tamina, prende la rincorsa, la blocca a terra e gli rifila una serie di colpi al volto. Braccio teso di Ronda e Tamina esce fuori dal ring. Adesso Ronda cosa vuole fare? Scaglia Tamina al suolo. Siamo sempre all'esterno del quadrato. Intanto l'arbitro sta contando entrambe le contendenti. Ronda prende Tamina e la rimette sul ring. E prova anche il pin. Niente, conto di zero. Tamina si rialza immediatamente. Allora Ronda la colpisce ripetutamente alla nuca. Guardate che botte. Tamina fa fatica a rialzarsi, Ronda adesso è sempre più veloce e forte con queste scariche di pugni. German suplex con schienamento, solo conto di uno. Ronda però non molla la presa, attenzione. Prende il braccio di Tamina e glielo stira. Mamma mia ragazzi, manovra pesantissima di indebolimento al braccio. Tamina si rialza, però niente, viene rimessa a terra da Ronda che continua a colpirla al volto. Mamma mia ragazzi, adesso Ronda è pronta ad affondare. Piper Spit ragazzi, Piper Spit. Forse siamo già arrivati ai titoli di coda. Schienamento, niente, rope break. Tamina si salva grazie al rope break. Ronda la sposta dalle corde, riprova lo schienamento e ovviamente ottiene solo un conto di uno. E allora Ronda continua il suo attacco. Attenzione, adesso colpisce con una ginocchiata al volto Tamina. Adesso la immobilizza a terra. Attenzione, e la sottomette al braccio. Ancora rope break. Tamina se la cava ancora una volta con rope break. E allora Ronda riprende i suoi attacchi. Manda Tamina all'angolo, prende la rincorsa. Ginocchiata all'angolo, una seconda ginocchiata. E Ronda continua a infierire. Tamina reagisce però, attenzione. Grande spezza schiena, attenzione. E Ronda si rifugia fuori dal ring. Tamina la segue e rifila una gomitata al volto. Però Ronda reagisce, la colpisce allo stomaco. Irish Whip adesso di Tamina, che contrattacca. Big boot di Tamina. Tamina adesso continua a colpire Ronda allo stomaco e poi una ginocchiata al volto. L'arbitro intanto è arrivato a 5. Le due adesso si stanno scontrando in mezzo al pubblico. Ritornano dalla zona esterna del ring. Attenzione, l'arbitro è arrivato a 7. Le due atlete tornano sul quadrato. Attenzione, Ronda afferra Tamina. Tamina però si libera della presa. Colpisce al volto Ronda, prova una mossa. Niente, Ronda la evita. Ed effettua un roll up. Niente, ancora rope break. Sempre rope break. Ronda prende la rincorsa.
e colpisce Tamina al volto. Ronda prende ancora la rincorsa e colpisce di nuovo al volto Tamina con una ginocchiata. Adesso Ronda è pronta di nuovo, mi sa, sì, per eseguire la Piper Spit. Ancora, secondo tentativo di Piper Spit. Vediamo se stavolta andrà a buon fine il pin. Niente. Ancora conto di due. Tamina riesce ancora a reagire clamorosamente. E allora Ronda adesso è pronta ad affondare in maniera decisiva di nuovo con la sua sottomissione. Niente. Tamina le piomba alle spalle. Però Ronda evita il suo attacco, effettua un roll up. Ancora il maledetto rope break che le impedisce di arrivare alla vittoria. Allora Tamina ne approfitta. Cerca di sottomettere Ronda, che non riesce a liberarsi. Ronda cerca in qualche modo una reazione che non arriva. Tamina molla la presa. Attenzione, Ronda però approfitta subito, Irish Whip. Adesso con una ginocchiata mette a terra Tamina. Ronda sale sulla seconda corda, prova un double axe handle che va vuoto. Attenzione, Tamina si carica, Ronda sulle spalle. Samoan drop e prova il pin. Solo conto di uno. Tamina adesso colpisce la schiena a Ronda, attenzione. Prende la rincorsa, leg drop. Prova a rifilare uno stomp. Ronda però la evita e la mette a terra. Attenzione. Ancora Ronda, prova ad affondare. Una scarica di pugni. Attenzione, Tamina adesso in ginocchio. Braccio teso di Ronda che la mette a terra. Prova una elbow drop in rincorsa che va a vuoto. Attenzione, Ronda viene colpita al volto da Tamina. Attenzione, che la vuole caricare sulla terza corda. Cosa vorrà fare? Sale anche lei sulla terza corda, prende Ronda e vuole effettuare un superplex. Mamma mia ragazzi, attenzione però, Ronda si rialza immediatamente, attenzione, ed esegue una serie di bracci tesi ai danni di Tamina. Attenzione, Ronda adesso infuriata, attenzione, adesso riprende Tamina, che però si libera, attenzione, la colpisce allo stomaco, Irish Whip all'angolo, una spallata, attenzione però, Ronda evita l'attacco successivo di Tamina. Attenzione Ronda, prova un roll up. Ancora rope break. Quanti rope break hanno salvato Tamina oggi? Non lo so, ho perso il conto. Attenzione, ginocchiata di Ronda. Adesso però passa l'attacco Tamina con un back suplex. Ronda finisce nella zona dell'apron ring. Tamina adesso la scaglia al centro del quadrato. Vuole chiudere. Super kick e prova il pin. Kick out al conto di due da parte di Ronda, che si salva per il rotto della cuffia. E Tamina adesso la rimanda a terra con un braccio teso. Attenzione, Ronda reagisce adesso. Colpisce Tamina allo stomaco. Se la carica sulle spalle, attenzione. È pronta per un altro Piper Spit, il terzo della serata, e prova il pin. 1, 2, ancora niente. Non è possibile ragazzi, Tamina si rialza ancora. E allora Ronda è pronta a risottometterla con l'armbar decisiva. Attenzione, armbar. Tamina sta per cedere. Ronda però molla la presa e decide di schienare l'avversaria. 1, 2 e 3 ragazzi, e Ronda vince. Mega sofferta, però porta comunque a casa la vittoria. Anziché far perdere Tamina per sottomissione, ha preferito schienarla.
proprio per dimostrare la sua netta superiorità. E Tamina se ne va via piuttosto contrariata. Guarda come scuote la testa, non è contenta della prestazione di oggi. E vabbè. Pazienza ragazzi, un classico, 4 stelle e mezzo su 5 secondo il gioco, davvero un grande match. E adesso passiamo ad un'importante sfida che vuole lanciare Trish Stratus in vista di Backlash. È già sul ring, Trish. Caspita, gente del WWE Universe, stasera siete proprio sui giri. Se solo tutti fossero energici come voi, nel backstage ci sono diverse donne a cui la vostra carica farebbe parecchio comodo. È triste che un'altra superstar pensi di dovermi sbeffeggiare per farsi un nome. Vorrei che tutte potessimo diventare persone, atlete e superstar da WWE migliori. Però se proprio preferisce stare a questa maniera, sarò felice di darle ciò che vuole. Ho fatto molta strada nella WWE, ma voglio arrivare ancora più in alto. Sto match è un mezzo per farlo, quindi Rhea Ripley, spero che mi aiuterai a portare la mia carriera a un nuovo livello. Avanti, sali sul ring con me, diamo al WWE Universe uno spettacolo che non dimenticherà mai. E dunque ragazzi, Trish Stratus vuole lanciare una sfida per il titolo a Rhea Ripley per Backlash. E la campionessa femminile di SmackDown non si fa attendere, pronta a raggiungerla immediatamente sul ring. E vi ricordo che la Ripley si è sbarazzata definitivamente dell'ex campionessa femminile di SmackDown Bayley ad Hell in a Cell in un Falls Count Anywhere match. Una vittoria piuttosto netta da parte della Ripley, che adesso prende il microfono e vediamo cosa avrà da dire a Stratus. Quando mi vedete con il microfono in mano è il segnale che dovete tutti tacere. Tocca a me parlare ora. Nessuno ha pagato il biglietto per sentir parlare uno di voi. Non siete speciali e soprattutto non siete me. Stasera sei pronto ad affrontarmi, ma ci hai pensato bene, hai studiato la tua avversaria, hai dato un'occhiata al pubblico. Non bastano un paio di frecciatine taglienti a fare di te una grande superstar. Forse non hai ancora capito come vanno le cose da queste parti, lascia che te lo spieghi. La dirigenza è sempre alla ricerca di superstar vincenti sulle quali basare il suo business. Io sono una vincente. Scelgono me perché sanno quello che valgo. Tu invece, beh, puoi immaginare quello che sto per dire. So che la dirigenza non frega niente di me, ma va bene così. Il motivo per cui tu sia così votata da ruffianarti i piani alti, tuttavia, mi sfugge del tutto. Ci saranno per poi gettarti via quando non li servirai più. Anche se, stando a quel che si dice, forse tanto ci si è abituata. Credi di essere chissà chi, ma questo sarà il tuo canto del cigno. Sono stufa di ascoltare le tue chiacchiere. Questa è la WWE, qui i fatti sono i fatti che parlano. Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione che cambierà tutto. Questa è la mia opportunità di dimostrare a tutti di essere migliore di te. E voglio sfruttarla. Ti stai cacciando in un vicolo cieco, perché in un modo o nell'altro tu e io ci affronteremo su questo ring. Quindi basta con questa messa in scena e combattiamo. Forse non te ne sei accorta, ma c'è una rivoluzione in corso nella WWE e la gente come te sarà la prima a sparire. Quindi divertiti finché puoi, tesoro, non durerai a lungo. Non mi serve il permesso di nessuno per batterti. Possiamo organizzare un match o possiamo passare direttamente alle mani. In un modo o nell'altro riuscirò a metterti le mani addosso. E ti farò pentire di aver pensato di potermi provocare. La prossima volta che ci incontriamo tieniti pronta. Non andrà come stasera. Scordati le chiacchiere perché non ci sarà nessuno scontro verbale. Ci sarà solo un match all'ultimo sangue tra di noi. Tienilo a mente.
E quindi ragazzi, a Backlash è confermato Trish Stratus contro Rhea Ripley per il titolo femminile di SmackDown. E adesso ragazzi passiamo al match valido per i titoli di coppia di SmackDown in campione in carica Otis e Tucker in un Extreme Rules match Tornado Tag contro Triple H e Kurt Angle in rappresentanza dello Shield. E siamo pronti a cominciare ragazzi. Otis mette subito a terra con una spallata a Triple H, mentre Kurt Angle mette a terra a Tucker. Ancora Otis e continua a menare Triple H. Arriva Kurt Angle in suo soccorso, mentre Triple H se la prende con Tucker. Attenzione, non riesce a sollevarlo. Body slam fallito da parte di The Game, nel mentre Tucker lo schiena. Conto di zero. Triple H reagisce subito. Attenzione, body slam intanto di Otis su Kurt Angle. Otis prova il pin. Conto di zero. Tanto Triple H con un Russian leg sweep mette a terra Tucker. Triple H esce fuori dal quadrato e qua si inizia subito forte ragazzi. Triple H prende una sedia, si chionda sul quadrato verso Otis, che però lo prende e lo scaglia al suolo con un belly to belly suplex. Kurt Angle prende la sedia che aveva preso Triple H prima, Otis gliela fa cascare a terra. Kurt Angle lo manda all'angolo, nel mentre rientra sul ring Tucker, che subisce un attacco di Kurt Angle. Kurt Angle effettua un back suplex ai danni di Tucker. No, non va a buon fine. Tucker lo attacca, mentre Triple H collide all'esterno del ring con Otis. Triple H continua a pescare da sotto al ring e stavolta niente, viene fermato da Otis, che con un Irish Whip lo fa sbattere sui gradini d'acciaio. Prova a rifilargli un calcio allo stomaco Otis, niente. Triple H reagisce e lo scaglia contro le transenne del pubblico e gliele suona di santa ragione. E adesso neckbreaker da parte di The Game, che adesso prende i granuli d'acciaio e qua siamo pronti all'artiglieria pesante e glieli schianta sulla schiena. Mamma mia ragazzi, ancora Triple H con i granuli d'acciaio continua a colpire ripetutamente alla schiena Otis. Aia, adesso lo colpisce alle gambe. Mamma mia che violenza. Triple H continua a pescare da sotto al ring e adesso cosa fa? Prendi un tavolo. Prendi un tavolo e cosa vuole fare? E lo spiaccica addosso a Otis. E adesso Triple H cosa fa? Monta il tavolo, attenzione. E però adesso arriva Otis, che lo mette a terra, attenzione. Kurt Angle nel mentre vola con un frog splash dal paletto e prova a schienare Tucker. Uno, due, e niente, Tucker si rialza. Otis lo raggiunge sul ring. Triple H vuole salire dalla terza corda, viene fermato da Otis, che lo colpisce. Otis mette a terra Kurt Angle. Triple H ancora lì all'angolo in balia di Otis, niente, riesce a ribaltare tutto The Game. Con un braccio teso mette a terra Otis. Tucker entra sul ring col martello da fabbro, viene però anticipato da Triple H, che gli rifila una serie di sediate. Adesso Triple H va da Otis, che però lo ferma, gli toglie la sedia dalle mani e con la running bulldog lo mette a terra e prova il pin. Uno, conto di uno. Triple H si rialza, riesce a reagire, attenzione. Triple H adesso vuole prendere la sprovvista. Otis con una spinebuster. Uno, due, e niente ragazzi. Otis riesce a rialzarsi al conto di due.
Kurt Angle colpisce Otis col martello da fabbro dritto nello stomaco. Adesso Triple H ne approfitta, attacca da fuori dal ring, non può reagire. Pedigree di Triple H, Kurt Angle controlla la situazione col martello da fabbro. 1, 2 e 3 ragazzi, Triple H e Kurt Angle vincono i titoli di coppia di SmackDown. E finisce così il regno degli Heavy Machinery. Otis e Tucker perdono le cinture in un match veramente incredibile. Non troppo lungo, ma di grande sostanza. E i due componenti dello Shield possono festeggiare, ragazzi. Abbiamo due nuovi campioni di coppia oggi. Match ottimo secondo il gioco, 3 stelle su 5. Adesso ragazzi siamo arrivati al nostro main event, perché abbiamo il primo sfidante al titolo WWE Brock Lesnar, che avrà un faccia a faccia accesissimo con il campione Roman Reigns. A Backlash i due collideranno in un match veramente da urlo. Eccoli qua, Brock Lesnar con Paul Heyman che si avviano sul ring. Signore e signori, il mio nome è... Beh, la tiritera la conoscete, questo non è il momento per le tiritere. Andiamo direttamente al punto e parliamo di quanto sia fuori di sé il mio cliente in questo momento. A lavorare con un cliente così spietato e grottesco è facile perdere di vista la propria umanità. Stasera però non si parla di umanità. Siamo di fronte all'intero WWE Universe. C'è qualche povero farabutto che si sente di raccogliere la sfida e salire sul ring? Come sapete tutti, ho visto farabutti della peggior specie chiedere pietà in ginocchio. Ho visto uomini enormi piangere come bambini indifesi. Stasera voglio godermi di nuovo le stesse emozioni. Stasera il mio cliente farà fuori Roman Reigns davanti a tutti. Ed ecco subito il campione WWE Roman Reigns che si appresta a raggiungere Brock Lesnar e Paul Heyman sul ring.
Roman si è aperto appena il microfono, vediamo un po' cosa avrà da rispondere. Ho guardato negli occhi tutti i presenti nell'arena e ho visto che sono affamati. Affamati di qualcosa di più del promo da due soldi che le hai rifilato. Vogliono qualcosa di sostanzioso, un vero promo, una vera superstar, come me. Speravo che qualcuno finisse nella sua stessa trappola. Sai, stasera il mio mostro è molto affamato, sperava di saziarsi l'appetito. E pare che abbia finalmente trovato pane per i suoi denti. Ti ho capito, sai, sei l'ennesimo idiota che crede di poter diventare chissà chi. Ho una notizia per te, amico. Ci hanno già provato superstar molto più forti di te e puoi chiedere a loro com'è andata. Ti do una piccola anteprima, non molto bene. Ma, ehi, ora è il tuo momento. Già che sei venuto qui, mostraci cosa sai fare. Un tentativo disperato per un po' di fama. Ok, prenditi i tuoi 15 minuti. Sorridi per le telecamere. Di a tua mamma di registrarlo, perché non lascerai mai il segno alla WWE finché ci sarà il mio cliente. Fatene una ragione. Sai qual è il tuo problema? Pensi solo a te stesso e quando lo fai ti deconcentri, non vedi ciò che è di fronte o che ti circonda. Per quanto riguarda me, il WWE Universe sa che do sempre il massimo, sera dopo sera. Per questo non hai speranze di battermi. Alcune cose è meglio non dirle, alcune di quelle dette è meglio ripeterle a cazzotti, quindi hai detto anche troppo, io ho detto troppo, credo che se ora sia il momento di combattere, la vedi la faccia del mio cliente, significa che l'hai fatto arrabbiare. Non puoi sfuggirmi perché non ho intenzione di muovermi da qui, in un modo o nell'altro questa storia deve finire, scegli, puoi tirare fuori gli attributi ora, oppure scontarla tutta più tardi, e con più tardi intendo tra molto... poco. Attenzione, Brock Lesnar si para davanti a Paul Heyman e rifila un pugno a Roman Reigns. Attenzione, Paul Heyman se la svigna fuori dal ring. Attenzione, il momento della rissa. Roman riesce ad afferrare Brock Lesnar, lo porta verso le corde. Attenzione però, Lesnar con una serie di gomitate si libera del campione. Attenzione però, Roman contrattacca e mette a terra Lesnar. Attenzione, grande prova di forza per Roman, che adesso solleva la terra Lesnar e lo bombizza al suolo. Attenzione, Lesnar si tocca la schiena dolorante, però riesce a rialzarsi. Colpisce con una spallata a Roman. Attenzione, Lesnar è pronto all'attacco. Attenzione, Roman viene scagliato a terra con un suplex e poi con un braccio teso. Lesnar mette KO il campione, ragazzi. Arriva l'arbitro a cercare di sedare la rissa. Lesnar lo sposta. Si guarda in cagnesco con Roman che nel mentre si è rialzato. E su queste immagini termina questa strepitosa puntata di SmackDown. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. In questo caso lasciate like, ma soprattutto l'iscrizione al canale per farlo crescere sempre di più. E vi do appuntamento al prossimo video della Universe Mode, sempre qui sul mio canale, questa domenica con NXT TakeOver New York. Ciao!